molto breve, mi dispiace interrompere questo simpatico teatrino, vorrei tornare un attimo a Mani Pulite. All'inizio degli anni 90 il pool milanese di Mani Pulite avviò indagini sul finanziamento illecito dei partiti. Risultato, tutti i partiti politici furono demoliti, meno uno. Per spianare a quest'ultimo la strada del potere, il potere che non riusciva a conquistare attraverso libere elezioni, va anche ricordato che con i partiti fu spazzata via un'intera classe politica. Purtroppo i magistrati milanesi sbagliarono i calcoli, o qualcosa non deve essere andato per il verso giusto, perché al potere salì un personaggio squallido come Berlusconi. La corruzione poi è aumentata invece di calare. Se questi sono i risultati dell'uso politico della giustizia, c'è poco da stare allegri. Grazie. Posso dire una cosa? Sul fatto che sia stata annientata un'intera classe dirigente, io li rivedo tutti esattamente dove erano prima. Annientata dove dopo, esattamente come dopo l'esperienza del fascismo, non c'è stata nessuna curazione. I casi si contano sulle dita di una mano. E forse questo è un motivo, è davvero un motivo di riflessione, perché non siamo capaci di epurazioni, perché non siamo come popolo capaci di dire hai sbagliato con i nostri soldi, fai dell'altro, non ti occupi più di cosa pubblica. Questo è il mio parere personale, chiedo scusa se ho fatto. Lei in sintesi ha detto che Colombo ed io e gli altri siamo o golpisti o stupidi. Non so quale sia peggiore delle due offese, ma secondo lei un magistrato si alza la mattina e dice adesso ho ribalto la Repubblica? Un magistrato ha delle notizie di reato e le sviluppa, fa le indagini, poi gli italiani votano come gli pare. Non è vero che sono stati demoliti tutti i partiti tranne uno, gli elettori hanno demolito tutti i partiti tranne uno. Le indagini sono state fatte nei confronti di tutti. Non a caso prima ho citato l'arresto del segretario cittadino del PDS. Se il sistema di finanziamento del PDS era diverso da quello degli altri partiti, noi non ci potevamo fare niente. Certo che c'era, ma mica tutto. Noi non ci occupiamo di cose disdicevoli, ci occupiamo di reati attualmente perseguibili. Secondo, per perseguire reati ci vogliono le prove. Se la gente sta in galera e sta zitta perché magari ha una fede maggiore nel suo ideale di quanto non ne abbiano gli altri, il magistrato non ci può fare niente, non li posso mica mettere alla ruota e torturare. Se non mi dicono le cose, non vado da nessuna parte. Perché il processo non dipende solo dall'abilità degli inquirenti, dipende anche dal comportamento degli altri soggetti, imputati e testimoni. Gli stessi magistrati avevano fatto le stesse indagini anni prima con esiti negativi, le hanno fatte dopo con esiti positivi, le hanno rifatte dopo ancora con esiti nuovamente negativi, mettendoci sempre lo stesso impegno, lo stesso zelo, era cambiato il contesto. Perché se il testimone che ho davanti pensa, questo se io gli racconto balle, mi spedisce in galera per falsa testimonianza, e invece poi cambiano le leggi e dici intanto questo non mi può più far arrestare e quindi si vedrà poi fra qualche anno. In ogni caso adesso c'è un governo che questi li metterà a posto e smettono di collaborare, oppure il governo fa un decreto legge in cui stabilisce che per certi reati non si può più andare in galera. Lasciamo perdere che è stato in vigore una settimana, in cui peraltro essendo usciti hanno inquinato tutto quello che si poteva inquinare, ma il messaggio che viene mandato è il governo è dalla parte dei delinquenti, regolatevi. Sono più forti i magistrati o il governo? Gioca anche l'idea che il soggetto che abbiamo davanti ha dei rapporti di forza. Se pensa che comunque finirà nei guai, probabilmente collaborerà col magistrato. Se pensa che i suoi lo proteggeranno, probabilmente non collaborerà con il magistrato. Non ci sono i complotti. Sarebbe troppo facile spiegare la storia del mondo con i complotti. Le cose accadono per una serie di cause. Alcune controllabili dagli uomini, altre non controllabili dagli uomini. Quanto all'esito, certo, è avvenuto esattamente il contrario di ciò che noi ci immaginavamo, non perché pensavamo che dovesse andare il PDS al governo. Guarda, questo è l'ultimo dei miei pensieri, non mi interessa niente di governo. La mia opinione è che fino a quando i partiti sono quello che sono, non c'è una grande differenza fra centrodestra e centrosinistra. Anzi, come ho detto prima, il centrosinistra è quello che ci ha messo in ginocchio. Se fossero passate le bozze Boato, la magistratura italiana non avrebbe più un briciolo di indipendenza. E Boato era il relatore del centro-sinistra, non del centro-destra. Quindi, detto questo però, il problema
è che noi non possiamo e non dobbiamo porci la questione di come andrà a finire, non è questo il nostro compito. In regime di azione penale obbligatoria, la professionalità del pubblico ministero è uguale a quella del jukebox. Deve controllare se la moneta che gli hanno messo è buona o è falsa. Se la moneta è buona, deve suonare la canzone per ignobili che siano le ragioni di chi ha messo la moneta. L'unica speranza è che le varie monete che mettono tutti facciano suonare le varie canzoni e non sempre la stessa. Perché guai se non facesse così, verrebbe meno i suoi doveri istituzionali. Quanto poi alla questione che può andare, che le cose possono andare peggio di come uno le ha trovate, le racconto un aneddoto che mi riguarda. Io sono un eclettico del processo penale, ho ricoperto tutti i ruoli come magistrato, ma anche come persona fisica, persona offesa, parte civile, indagato. Sono arrivato ad avere 38 procedimenti penali aperti in simultanea a mio carico, credo che neanche Rina li abbia avuti. Però appartenendo alla sottocategoria degli indagati innocenti non mi sono mai preoccupato, perché sono convinto che alla fine se uno è innocente non gli capita proprio niente. In Italia non capita niente neanche ai colpevoli, figura se è innocente. Il problema è che nella mia qualità di parte offesa, di persona offesa che doveva costituirsi parte civile, andavo a farmi autenticare la firma dal notaio, perché all'epoca la legge non consentiva ancora all'avvocato di autenticare la firma sulla procura speciale. E sto notaio, che leggeva le cose turpi che avevano detto di me, più o meno quelle che ha detto lei, ma molto più colorite, un giorno mi ha detto: ma che vita, ma come fa ad andare avanti così? E io gli ho detto: non prevalebunt, non prevarranno. E lui mi ha detto: non prevarranno. Lei dice non prevarranno perché è di formazione culturale cristiana, ma io, che sono di formazione culturale ebraica, devo dirle che secondo il libro del Sinedrio, del Talmud, neanche i giusti possono vincere in questo mondo, perché sennò non ci sarebbe bisogno della redenzione. Io, annichilito da questa dottissima citazione teologica e avendo escluso di potergli rispondere citandogli la legge di Marti, non puoi vincere, non puoi pareggiare, non puoi neppure abbandonare, ho cercato nelle mie reminiscenze di gioventù qualcosa che tenesse alto il livello del discorso. Mi è venuto in mente il dialogo tra Arjuna e Krishna nel Mahabharata. Il Mahabharata è un poema indù che racconta la guerra dei Kaurava e dei Pandava, e c'è Arjuna che è un guerriero lacerato da questa guerra, non sa più chi ha torto e chi ha ragione, perché è zio degli uni e maestro degli altri, non sa da che parte stare, soprattutto non sa che cosa fare, perché non sa quali saranno le conseguenze ultime delle sue azioni. Dice: qualunque cosa io faccia rischio di sbagliare. E allora ne parla con Krishna, che secondo alcuni è una reincarnazione di Vishnu, il quale gli fa questo discorso bellissimo. Gli dice: Arjuna, tu che cosa sei? Dice: un guerriero. Dice: qual è il dovere di un guerriero? E Arjuna risponde: combattere. Ecco, dice, allora tu combatti, non te ne devi importare niente se sei dalla parte giusta o dalla parte sbagliata, se vinci o se perdi, meno che mai ti devi importare di quali saranno le conseguenze ultime delle tue azioni, perché a te non compete governare il mondo, a te compete soltanto, come ogni altra creatura, di fare al meglio delle tue capacità ciò che ti è toccato in sorte di fare. Gli dèi guideranno il mondo. Un paio di cose. Se il signore che ha parlato, come succede, ogni tanto c'è sempre qualcuno che salta su dicendo: ah, voi avete fatto questo, cioè ci dice che noi siamo abbiamo strumentalizzato la nostra professione, che noi abbiamo strumentalizzato la nostra professione. Non c'è cosa peggiore, no, che possa essere detta a un magistrato. Ma io le chiedo, se è così sicuro che noi abbiamo indirizzato le indagini da una parte, e vuol dire che c'erano delle cose che non abbiamo fatto emergere apposta. Sono passati 20 anni. Ce lo dite quali sono le cose che non abbiamo fatto emergere apposta? Ma ce lo dite? Io credo che succede, no? In Italia si fa sempre così, no? In Italia si fa spesso così. Si argomenta a proposito di sviluppando dati di fede. Io vorrei sapere dove sono le cose. Io vorrei sapere dove sono le cose. Lei ne conosce? Se ne conosce, viene qua e lo dice a tutti. Se sono cose che lei si immagina, cose che si immagina se le tiene, anche perché di fronte alla sua immaginazione ci sono invece i documenti. Piercamillo è stato 38 volte, io non lo so quante volte, più o meno, siamo su quello più o meno, no, nello stesso livello.
forse qualche volta di più io, perché poi il D'Avocassini ed io, quando lui è andato in corte d'appello, ci è successo di andare avanti a fare processi, mamma mia. Cioè, noi siamo state le persone più radiografate, credo che siamo state le persone più radiografate in questo paese. Se avessimo avuto una cosina fuori posto attraverso i procedimenti disciplinari, 5 ne hanno fatti a me, 5 procedimenti disciplinari, attraverso le indagini penali, attraverso le inchieste di stampa, quante cose sono state fatte? Qualche cosina sarebbe stata trovata. Ma io mi chiedo, ma com'è che si fa a insultare così le persone? Partendo dalla base di me. Oppure ci innamoriamo delle idee senza andare a controllare. Parliamo di un altro dei numeri. Ce l'abbiamo un secondo, perché anche qui ci sono delle leggende da pensavamo di tornare a... Saremmo stati. Ci sono state delle soluzioni, vedete, è fisiologico, i processi sono fatti per distinguere chi è colpevole da chi è innocente. Se non fosse così, sarebbe assolutamente inutile fare i processi, no? Si parte dal primo e poi si arriva al dopo. E fisiologicamente in Italia una persona su 5 viene assolta, il che vuol dire che il 20% delle persone sottoposte a processo sono assolte. Questo succede quanto ad assoluzione. Dopodiché cosa succede? Succede che, per esempio, si cambiano le regole a proposito di quanto è reato un reato. Lei non lo sa quante persone sono state assolte perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. E sono state assolte. Quello che prima era reato non è più reato. Fino a un certo punto, e questo c'è un capitolo che... una risposta che riguarda proprio questo argomento, che è quello della prova. Fino a un certo punto, se Pier Camillo avesse detto: ho visto Gherardo Colombo che si è messo le dita nel naso davanti al pubblico ministero e poi non si fosse presentato davanti al giudice a ripetere la stessa cosa, questo sarebbe valso come elemento a mio carico in ordine alla mancanza di educazione, reato, cioè infrazione di mancanza di educazione per essermi messo in vita del naso. Da un giorno all'altro succede, non che si dice, perché si poteva dire così, Pier Camillo Davigo se ha detto che Colombo si è messo le dita nel naso, deve venire a dirlo anche in dibattimento, no. Si dice, Pier Camillo Davigo è libero, liberissimo di non venire in dibattimento a dire queste cose. Però se non le dice in dibattimento è come se Gherardo Colombo non si fosse messo le dita nel naso. E poi lei parla di assoluzioni, certo che ce ne sono state forse più della media. Ma per me, guardi, va benissimo. Basta che sia vero. Su 10 sono brevissimo. Su 10, ogni 10 imputati, 4 ricondannati, 4 libri, 2 gli assolti, su 3.000 accusati, una cifra di 200 innocenti, non economico. Allora, io mi scusi, allora noi giochiamo alle bocce oppure prendi sta a sentire quando parli? Le dico che è fisiologico, in qualsiasi, la media nazionale è che il 20% delle persone sono assolte. Lei faccia conto, 4 condannati. Compresi l'aggregato. Spiega perché le regole che valgono per tutti gli imputati normali in questi processi non devono valere più. Se uno è stato messo sotto processo poi viene assolto e più delle volte sono stati assolti perché sono state cambiate le leggi, è stato un delitto mandarli a giudizio, mentre invece quando viene assolto qualcun altro si dice l'ingiustizia che assolve. Perché qui bisogna scegliere, la storia delle manette è facile, che poi mica tutti questi sono stati messi dentro, anzi quasi nessuno. La storia delle manette facili ha un rovescio della medaglia, era quello che diceva il generale Dalla Chiesa, l'ingiustizia che assolve. Allora si chiede se sono stati assolti, faccio un esempio, c'è un segretario di partito in questo paese che continua a fare il segretario di partito perché è stato archiviato per prescrizione, era confesso, eppure tutti trattano con lui come se fosse una persona per bene.
Ho votato il sacco? È lui? Ho votato il sacco, Cesare. Volevo dire una cosa, anche se non sono un tecnico, però a naso, così proprio da cittadino italiano normale, ma se non ci fosse bisogno del processo penale, ma basterebbe il pubblico ministero, cioè il processo penale serve per accertare una verità, non è è uno strumento, altrimenti non sarebbe necessario. E la seconda cosa è, finché c'è l'azione penale in questo paese obbligatoria, mettetevi dalla parte, cioè nei panni di questi signori, loro sono alcuni ma ce n'erano degli altri, che venivano a arrivare le notizie di reato con una pioggia devastante e finale. Che cosa dovevano fare? Se le avessero ignorate sarebbero stati dei cattivi magistrati o molto peggio. Io un paese così non lo vorrei. Vorrei un paese dove la classe politica e imprenditoriale non fa affari, non si scambia mazzette e rispetta le regole. Non so voi. Vi ringrazio per essere intervenuti. Fuori trovate il libro di Gerardo Colombo e Franco Marzoni, Parla Franca di Longanesi.